fino alle ore 9.50, la prima seduta del Consiglio Comunale. Procediamo all'appello. De Martino, presente. Bozzotto, Mazzi, Esposito, De Simone, presente. Ruggero, presente. De Gregorio, presente. Massa, presente. Falco, presente. Lembo, presente. Mazzina, Di Meglio, Ciccio. Passiamo alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno. Noi vogliamo esprimere al Presidente tutto il nostro dissenso di come è stato convocato questo Consiglio Comunale. Non c'è neanche più l'educazione di alzare il prezzo, di scusa per la casa ci siete. Se a questo livello siamo a livello non dell'educazione, Presidente. Perché a me mi dispiace dirlo, no? Che in realtà da qui io so che insomma, c'è questo gruppo consigliare che viene sopportato, che dà fastidio, che ha una scocciatura, eccetera. Però diciamo, ci sono delle regole democratiche che secondo me in questo consiglio comunale gli ultimi tempi non ci sono più, e questo è di questo, dove una convocazione del consiglio comunale diciamo, sarebbe stato è il consiglio comunale, abbiamo sempre fatto che gli aperti del consiglio comunale. Invece cosa succede? Che a me mi chiama all'1.25 il consigliere del capogruppo, che devo dire quando diciamo ha sempre risolto il suo lavoro avvertendomi, dicendo guarda se dovrebbe fare il consiglio comunale cosa dice eccetera eccetera, guarda prima mi chiama 5 minuti fa già me l'hanno notificato, ha chiamato il messa comunale che dovevo già notificare il consiglio comunale. Allora diciamo sì, diciamo, scusa, ma che diciamo che urgenza c'è? Perché no, la scadenza è 31, 31, eccetera, eccetera, eccetera. Allora andiamo, diciamo, a, dopo una discussione, mi ha identificato il Consiglio Comunale, dopo non sono l'orrendo, con 12 anni. Allora io dico una cosa. Voi, che cosa, Presidente, io vorrei che parli con voi, perché, diciamo, voi c'è la vostra figlia. Prendo atto, ma prendi sempre atto, ma, diciamo, Fabio, tu prendi sempre atto, lui cosa prende atto, poi c'è abitudine, lui si prende sempre atto, e poi dopo le cose non succedono, diciamo, è inutile prendere atto, cioè ci prende perché usiamo una diciamo, quale scadenza? La scadenza che è come? Tu lo sai che neanche, diciamo, si poteva anche fare con la decisione di giunta, una semplice relazione? Questo è il vostro ufficio, non è generato bisogno del Consiglio Comunale. E gli altri argomenti? Allora se era urgente, posso pure accettare, tu non una cosa urgente, anche se lo sapevi già prima, perché un amministratore sa che il 31 marzo, pensi che si sa che il 31 marzo, diciamo c'è una scadenza come questa che si fa ogni anno, no? Diciamo a me uno lo dovrebbe sapere. E noi che non siamo parlato il Consiglio Comunale si è fatto la scorsa settimana, questo è stato un mese fa, giusto? E gli altri argomenti? La scadenza è più, gli altri argomenti? Allora io quello che non accetto, voi ci state spingendo ad assumere un atteggiamento completamente diverso nei rapporti di questo Consiglio Comunale, nella nostra attività di consiglieri comunali, perché c'è un'assoluta mancanza di rispetto, c'è la stessa cosa, i consigli comunali. Uno viene qua, porta proposto, cosa accetta, poi solo la forza dei numeri, non c'è dibattito su niente, c'è solo la relazione forza di chi legge, diciamo, l'argomento, vedi non c'è relazione di dibattito su niente, commissione non si fa. Le commissioni consigliari si fanno, anzi preannunciamo e ci mettiamo delle commissioni che noi decidiamo che le facciamo a fare queste commissioni. Diciamo sono commissioni fatte, sono commissioni che sono previste nello statuto comunale, leggi però, e quindi sono previste obbligatori, no, perché mi sembra che è una cosa diciamo normale che diciamo che se diciamo sì. Comunque noi, per quello che ci riguarda, noi riteniamo diciamo, scorretto e bravo questo atteggiamento, giusto? E ci dispiace sempre che noi abbiamo assunto sempre un atteggiamento diciamo, collaborativo nei confronti dell'amministrazione, che poi in realtà diciamo, non è mai stato riconosciuto in quello che è il nostro diciamo, atteggiamento. Noi diciamo, depositiamo questo documento nella quale anche nel merito diciamo, molto superficialmente degli argomenti vi diciamo come la pensiamo, perché argomenti come il padre dell'altezza del padre della Calabria non si può affrontare così a 24 ore prima depositato, dove in realtà ci sono altre feste lì, non abbiamo neanche il tempo di andarci a vedere le carte, non andarci a vedere neanche la ragioneria, diciamo i documenti eccetera, non è corretto, cioè c'è anche su argomenti diciamo di importanza, è vero che diciamo i regolamenti dice 24 ore prima, però diciamo sempre nel quadro di una correttezza che poi in realtà diciamo non c'è, ci sono argomenti diciamo questa è stata la prima occasione in cui ci sono dei mezzi di comunicazione poi, di nuovi
giusto se la vogliamo dire. Va bene, se ne dà, giusto? Mi sbaglio? Della società porto turistico e delle finalità di gestione ed altro ancora.
3. In relazione invece al punto 6 all'ordine del giorno riguardante il PAC anno 2016, capi servizi SRL, bisogna osservare che nonostante i rilievi sollevati dal gruppo consigliare avanti capi nel corso del Consiglio Comunale svoltosi il 22 aprile 2015, per il terzo anno consecutivo il PAC viene portato in Consiglio Comunale con oltre 3 mesi di ritardo. Al riguardo infatti lo Statuto della Capi Servizi, articolo 16,4, come ribadito anche dal regolamento sul controllo analogo recentemente approvato, stabilisce il principio per cui il PAC deve essere approvato entro il 15 dicembre di ogni anno. Si rileva pertanto che il Consiglio viene chiamato ad approvare un PAC che a causa dell'ingiustificato ennesimo ritardo di oltre 3 mesi rispetto alla tempistica prevista dallo Statuto, si presenta previsionale solo per una parte dell'anno, restano fuori più di 3 mesi. Inoltre, il gruppo di minoranza avanticare contesta anche la circostanza che il documento è stato messo a disposizione del gruppo solo nella giornata di ieri. Tempi così ristretti ovviamente non permettono di realizzare gli approfondimenti che invece richiede la delicatezza dell'argomento. 4. Al punto 5 si riportano nel Consiglio Comunale proposte di modifica al regolamento ordinegi, approvato dal Consiglio Comunale poco più di un mese fa. Al riguardo si rilevano non solo le ragioni di inopportunità di tale scelta, di tale decisione, ma anche di legittimità. Si fa notare che a seguito dell'approvazione del regolamento ordinegi è stato reso pubblico un bando per l'assegnazione dei posti PAC, al momento non ancora assegnati. Le modifiche che si vogliono apportare nell'incidere sui requisiti di partecipazione al bando comportano un illegittimo cambio delle regole del gioco in corso di gara. Per queste ragioni il gruppo consigliare avanti capi ribadisce tutte le contestazioni mosse e chiede che l'odierno consiglio venga rinviato. Diversamente i sottoscritti consiglieri preannunciano che impugneranno tutti i provvedimenti adottati legittimamente e quelli lesivi dei diritti della minoranza. Io ovviamente sono profondamente amareggiato della reazione, soprattutto in Molinarimbo, visto che è vero che c'è stato per la prima volta un difetto sicuramente di comunicazione tra di noi sulla convocazione, anche perché non posso non dire che effettivamente la mia telefonata è stata fatta successivamente alla convocazione e per quello infatti immediatamente me ne sono scusato, lasciandomi con te d'accordo perché concordemente noi valutavamo cosa lasciavamo e che cosa rinvievamo, che cosa riapravamo, tant'è che ci siamo sentiti la prima volta mercoledì e venerdì, l'ultima volta che ci siamo sentiti, effettivamente ci lasciamo con l'accordo che noi ci saremmo risentiti, o meglio tu mi avresti telefonato per dirmi su quali punti ci saremmo riservati di discuterla e su quali no, tant'è che effettivamente fu affrontato sia l'argomento del piano di razionalizzazione, per il quale a me sembrava che concordamente, benché era effettivamente non certo se era necessario portarlo in consiglio o era semplice un'approvazione in giunta, visto che l'anno scorso fu approvato in consiglio, concordamente volevamo che comunque per prudenza era bene portarlo in consiglio comunale, così come sul regolamento degli ordini e sull'eventuale variazione noi effettivamente abbiamo cominciato a discutere, tant'è che abbiamo cominciato a valutare se era opportuno o meno inviare l'argomento abbiamo cominciato a discutere, vorrei un attimo finire e poi a seguito di quella discussione, Maria, ci siamo lasciati con l'impegno da parte tua venerdì pomeriggio che mi avresti fatto sapere su quali punti noi in qualche modo concordavamo sulla necessità di portarlo al Consiglio Comunale e su quali invece avremmo potuto rinviare. Tant'è che su, ad esempio, sul regolamento dei servizi sociali ti ho sollecitato soprattutto a coinvolgere Salvatore Ciucci e non c'era nessun problema, ad esempio, su quello a rinviare, laddove non c'era l'impegno concorde ad approvare. Quindi, a me sinceramente, visto che io sono uno che sto aspettando la telefonata da venerdì, e visto che devo riconoscere che in questo caso è stato un difetto di comunicazione, dall'altro lato devo però sottolineare che è la prima volta che succede e per tutti gli altri consigli comunali si sono rinviati in consiglio comunale anche di parecchi giorni per venire incontro alle esigenze della minoranza. Quindi a me dispiace doppiamente, visto che fino adesso c'è stato, credo, un rapporto in reciproco. Innanzitutto, giusto di essere deciso, io ho detto che noi eravamo sempre argomenti, solo quelle dell'urgenza, cioè il rischio che potevamo essere. Tu invece insisti, no, facciamo anche il padre, no, questo dimentica, facciamo anche il padre dai capi servizi, perché le tariffe non le tariffe, disse guarda il padre si deve approfondire, se no noi facciamo quelli, se no il padre si deve approfondire, giusto? Poi per quanto riguarda il discorso
del regolamento di Orleggi. Io appena l'ho letto, diciamo, l'argomento, disse questa è una follia che si vuole fare, perché in realtà, diciamo, si vuole fare, ma non è che deve essere l'idea di poter lontanamente modificare, diciamo, questa cosa non è che l'ho messa io, l'avete messa voi, giusto? No, lei diciamo, da questo lato ho detto che secondo me è una cosa pericolosa, pericolosissima fare una cosa, diciamo, del genere. Voi la potete fare, il problema, diciamo, che interessa a voi, non è che interessa essere. Per quanto riguarda il discorso della telefonata, non è così, perché tu dicesti poi ci risentiamo prima del consiglio. Allora io devo vedere il contratto, ci stiamo ancora aspettando una telefonata, non è così, mi dispiace. Però al di là di tutto questo ragionamento, non è che noi, se diciamo, siamo molto irritati per questo modo, diciamo, di fare, perché se tu avessi chiamato, se ci avessi chiamato, io te l'ho da parte, perché non te ne assumo la forma qua, e il presidente, scusami, non è che voglio fare la questione con Fabi, che diciamo è assente in questo ragionamento, che non si è preoccupato di scusare, ma avete avvertito, questi lo sanno. Poi è vero che qualche volta, anche per, diciamo, per nostra assenza, però noi abbiamo sempre dato un contributo serio, aspetta che sei di consiglio comunale, e qualche volta noi abbiamo anche, diciamo, quando c'erano i numeri della maggioranza, noi ci potevamo mandare a fare dei numeri legali che non abbiamo fatto, perché non sempre ci sono le presenze in consiglio comunale più di quello della maggioranza. Noi quante volte potevamo andarci a fare dei numeri legali che non abbiamo fatto, perché cerchiamo di fare persone, diciamo, se giusto per rendersi conto, diciamo, dei rapporti, non c'è bisogno di mettersi a fare questi giochetti. Noi riteniamo che, chiediamo che si, diciamo, il gruppo si riunisca, abbiamo parlato, abbiamo discusso, siamo un poco irritati, siamo molto irritati di questo, diciamo, risultato, ma è anche una questione che riguarda una serie di argomenti, diciamo, insomma, che sono avvenuti nelle scorse, diciamo, settimane, perché noi in realtà, diciamo, abbiamo contribuito molto su tante, diciamo, situazioni, e tutto quello che abbiamo fatto già mi è stato, diciamo, riconosciuto. Quindi il nostro atteggiamento facciamo o collaboriamo, non collaboriamo, alla fine sempre, diciamo, lo stesso risultato. Perché noi chiediamo al Presidente di mettere in votazione la nostra richiesta di direzione di Emilio, poi dopo di che, come va? Vedi con la fate con quello che comunque ce l'avete. Mettiamo in votazione la proposta del gruppo di minoranza per il rinvio della seduta del Consiglio Comunale. Voti favorevoli? Thank you.
votazione del primo punto all'ordine del giorno, adempimenti preliminari ai sensi dell'articolo 21 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, concernente le verbali eseguiti precedenti. Il punto verbale, numero 25, concernente le verbali di istituzione di servizio pubblico. Ok, credo che sia avanti. Passiamo direttamente alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, in quanto non vi sono presenti interrogazioni e mozioni. Terzo punto all'ordine del giorno, articolo 21 della legge regionale numero 15/2015, ammissione cadente di Nico Campano. Parola. Più che altro un adempimento tecnico, in quanto la Regione Campania, con la legge richiamata in oggetto, ha approvato il regolamento e lo statuto dell'ente idrico Campania. Tutti i comuni della Regione Campania sono tenuti ad aderire. La Regione Campania ha sollecitato questo adempimento, che deve essere fatto entro i 15 giorni dalla pubblicazione dello statuto, per cui siamo per un anno, il Comune ha riscontrato che avrebbe approvato questo, avrebbe assunto questo adempimento nel prossimo Consiglio Comunale, quindi oggi siamo chiamati ad aderire a questa richiesta e sollecito della Regione Campania. Procediamo quindi alla votazione. Richiamata la legge regionale 15 del dicembre 2015, riordino del servizio di integrato e istituzione del reddito campano, in direzione di un ambito territoriale pubblico di dimensioni regionali, suddivisi in ambiti di settore all'interno dei quali affidare il servizio a singoli gestori. Adesso che a seguito della richiamata legge rende di governo nell'ambito del pubblico regionale reddito campano, a cui devono aderire tutti i comuni del territorio campano, possibilmente un consorzio obbligatorio di funzioni. L'ente idrico campano, personalità giuridica e di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. Considerato che la Regione Campania ha pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Campania numero 16 del 9 marzo 2016 lo statuto del costituendo ente idrico campano, approvato con la delibera della Giunta regionale numero 885 del 29 dicembre 2015, per l'ordinamento dell'ente, il modello di partecipazione degli enti locali per fine dell'ente medesimo, le regole di funzionamento degli stessi, nonché il criterio di riparto dagli enti locali di conferimento patrimoniale in favore dell'edilizia, sulla base dell'identità della rispettiva popolazione residente alla data di approvazione dello statuto medesimo. L'articolo 21 della citata legge regionale 15/2015 ha previsto che gli enti locali aderiscano all'ente con delibera di presa d'atto nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione dello statuto sul bollettino ufficiale della Regione Campania. E oltre dalle terre, il Presidente della Regione Campania esercita previo distinti poteri sostitutivi ponendo le relative spese a carico del Comune inadempiente. Presa misura dei suoi richiamati atti, ritenuti per provvedere, ha acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio interessato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico degli enti locali, propone di approvare la promessa come parte integrata del Presidente deliberato, di prendere atto degli adempimenti dello statuto di cui premessi, di aderire all'ente idrico campano ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 15/2015, di stabilire di finanziare la spesa connessa all'adesione all'ente idrico campano con apposita istituzione nel redigente bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016. Voti favorevoli, contrari, quindi votiamo anche per l'immediata seguibilità. Passiamo alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, piano operativo di razionalizzazione società partecipante, approvazione in relazione dei risultati conseguiti. La parola al sindaco. Anche questo è un atto tecnico dovuto in sede del 31 marzo 2016 in funzione della legge numero 190 del 2014. C'è la relazione allegata alla proposta che è doppia retta in quanto depositata agli atti e quindi dobbiamo approvare questa relazione firmata dal sindaco e inviare alla Corte di Costituzione Corte dei Conti di Sezione di Controllo per quanto riguarda gli adempimenti conseguenziali. E pubblicazione sul sito? Pubblicazione sul sito degli adempimenti previsti dalla legge 190. Procediamo anche per questo punto alla votazione. Voti favorevoli? Insomma, votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Vediamo.
Per quanto concerne il quinto punto all'ordine del giorno, si è già incontrato nel gruppo di minoranza di un inserito per questioni di opportunità. Passo la parola all'assessore Ruggero per la deliberazione. Allora, sì, è vero che l'argomento è stato enormemente inserito all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di oggi. È anche vero che c'è stato un confronto con il capogruppo di minoranza, in quale insieme è stato deciso per motivi di opportunità di inviare l'argomento. Tant'è vero, non è stata inserita la proposta nel fascicolo di consiglio a parte del regolamento approvato, non è stata portata all'attenzione della commissione statuto e regolamenti. Comunque l'eventuale modifica consisteva soltanto in refusione, quindi va bene così. Accordo tra le due società che venendo a mancare un mezzo a noi
poi c'è da dire che con l'aumento del lavoro, delle incombenze, del voler potenziare anche il porta a porta, occorrerebbe l'innesto di un'altra persona nell'ambito della struttura delle grandi servizi amministrativamente parlando. Però al momento non è il caso, perché non ci viene consentito prendere una, non viene consentita la giornata per una persona che è indeterminata, e quindi si è optato di avvedersi del personale già in attivo, magari dando qualche incentivo per il lavoro in più sotto. C'è da dire che riguardo i 4 licenziamenti, che magari hanno anche creato polemiche e difficoltà, un primo giudizio ha dato, diciamo, ragione alla società per... pur riconoscendo un'indennità che comunque è normale che ci sia in rapporti di figlio. Per quanto riguarda il personale stagionale, cioè, si continuerà a fare come negli anni precedenti, cioè per sé alcuni vengono messi per 9 mesi, altri per 6 mesi per fronteggiare la stagione estiva che praticamente ha stato presentato il prospetto in modo da poter insomma vedersi come il personale che lavora nella servizi, che consta di 44 unità, e dal prospetto si vede come sono, diciamo, strutturate e messe. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, c'è da dire che come altri lavori importanti che si apriranno da qui a breve sono le 2 mini isole ecologiche in zona bambina della Marina Grande, che consentiranno anche di svincolare un operatore che al momento è costretto, diciamo, la società è costretta a fare una raccolta presidiata, così come proprio è stato deliberato. Allora, con l'innesto di queste 2 isole, mini isole ecologiche, solo per la prima parte in cui, diciamo, i cittadini impareranno a conferire, c'è bisogno della presenza di un operatore, dopodiché sarà completamente autonomo. Quindi sarà un'altra persona che potrà essere, insomma, ricordata un po' più. Poi, per quanto riguarda sempre la raccolta, a breve sarà aperta il centro raccolta in zona Santa Teresa, che, diciamo, sarà un grosso risultato per tutta la comunità, in quanto diciamo che assistiamo a situazioni a volte decorose, soprattutto per quello che riguarda la parte antistante la chiesa del San Salvatore, per la quale ci arrivano anche tutte le proteste dei cittadini. Quindi questo sarà un altro inconveniente che di qui a breve sarà eliminato. E lo stesso per la questione di Via Listieri, che è anche un neo per sia per l'amministrazione che per i servizi, in quanto a pochi passi dalla piazza si assiste a una discarica che certamente non è decorosa, e anche qui c'è la possibilità di ovviare a questa situazione di discesa aprendo la mini area di raccolta. Poi, per quanto riguarda il verde pubblico, si continuerà come gli anni scorsi, tenendo una persona, un operatore al Parco Augusto, ai Giardini di Augusto e Zona Leoni, mentre
quanto riguarda i beni e l'acquisizione di beni e servizi, ci si, come è previsto dalla normativa, ci si rivolge alla Consip per gli articoli presenti con meno di 20.000 euro di contributi per il 2020. E poi c'è il costo economico allenato, che magari se erano presenti potevamo discutere, ma dato che noi conosciamo, penso di aver concluso la mia esposizione. Complesse per compilare domande,
le famiglie, i rapporti con la rete familiare e anche accompagnare questi disabili presso strutture ricreative, culturali e associative. Ed è previsto uno standard per erogare questo servizio, uno standard minimo che diciamo, impiega 3 ore settimanali per gli utenti che hanno bisogno di un accompagnamento, per esempio da un luogo o da una situazione a un'altra, e sono considerati interventi semplici. Uno standard minimo di 4 ore settimanali per quegli utenti che hanno maggiore difficoltà. Le modalità di accesso al servizio sono sempre quelle previste dal piano sociale di zona ambito 34 e si valuta singolarmente la missione al servizio e si prevede poi una graduatoria, diciamo, una modalità di accettazione secondo i criteri stabiliti qua nel regolamento. Naturalmente per tutti i regolamenti che andiamo ad esaminare c'è anche un impegno dell'utente a attestare le prestazioni che gli vengono offerte e deve firmare su un apposito foglio di foglio. E questo servizio è il suo acronimo con le lettere ADH. Possiamo quindi procedere alla votazione, voti favorevoli, votiamo anche per l'immediata esigibilità. Passiamo alla trattazione del nuovo punto all'ordine del giorno, regolamento per l'accesso servizio assistenza scolastica per persone disabili del piano sociale di zona ambito territoriale numero 34. La parola all'assessore Manzi. Questa è un'assistenza, diciamo, specialistica ed è rivolta a tutti i disabili, tutti i minori che abbiano problemi con la disabilità. E quindi, essendo diretta a mantenere il diritto allo studio attraverso forme di assistenza per facilitare nel miglior modo possibile questi ragazzi. Le attività sono attività di supporto socio-educativo, di trasporto scolastico, quindi di accompagnamento scolastico, attività didattiche, culturali e sociali specifiche e di sostegno e sempre e comunque il coinvolgimento delle famiglie. Anche qua c'è l'impegno dell'utente a relazionare sulla continuità del servizio. Procediamo quindi alla votazione. Voti favorevoli? Votiamo anche per l'immediata esecutività. Passiamo al decimo punto all'ordine del giorno. Il regolamento per l'accesso al servizio centro per le famiglie del piano sociale di zona ambito territoriale numero 34. La parola all'assessore Manzi. Questo regolamento è rivolto a tutte le famiglie che diciamo abbiano delle difficoltà di tipo sociale, economico e che diciamo, interviene per mantenere vivo questo legame familiare, per promuovere il benessere del rapporto tra genitori e figli e anche naturalmente la rete parentale. Soprattutto magari in momenti particolari di crisi della vita familiare e così via. Quindi è finalizzata alla prevenzione del disagio familiare infantile e quindi alla tutela dei bambini e dei ragazzi e come finalità anche quella di promuovere la cultura dell'accoglienza e della solidarietà tra le famiglie. I destinatari, come dicevo, sono tutti residenti nei comuni dell'ambito territoriale.
Tra le attività previste c'è l'orientamento e l'informazione per i genitori, l'organizzazione e gestione di gruppi d'ascolto, ma anche la realizzazione di centri antiviolenza e il servizio di affido familiare. Quindi il centro antiviolenza è stato istituito e abbiamo discusso del regolamento sull'affido la volta scorsa, nell'altro consiglio. La mediazione familiare è importantissima. E, vabbè, e c'è anche, ed è anche previsto una rimodulazione del calendario degli incontri quando mai dovesse presentarsi l'evento, l'eventualità di un'assenza, sia di una, come dire, di una mancata erogazione sia da parte dell'utente sia da parte dell'operatore. E per, se manca, viene a mancare l'utente, si prevede diciamo la riprogrammazione delle ore nello stesso mese. Se è una carenza invece da parte del servizio, quindi allora è previsto nell'ambito dei due mesi l'erogazione delle ore che viene a mancare. La non partecipazione è stato stesso effetto. Possiamo procedere alla votazione. Voti favorevoli? Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Passiamo alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno, regolamento per l'accesso ai servizi temporanei e territoriali, attività ricreative, sociali e culturali, del piano sociale di zona, ambito territoriale numero 34. La parola all'assessore Manzi. Questo servizio è rivolto ai bambini dai 4 anni compiuti al momento della domanda d'accesso al servizio al quinto anno della scuola primaria, perché chiaramente adesso l'età è un po' ballerina. Tengo a precisare che tutti questi regolamenti di cui stiamo discutendo oggi sono già stati approvati dal Consiglio Comunale di Anagata. Tornando a noi, le tipologie di intervento prevedono un centro ricreativo estivo per 5-6 giorni settimanali ed è attivo solo al mattino, la colonia per 5 giornate settimanali ed è operativo solo al mattino e il centro ricreativo festivo che come gli altri precedenti è operativo unicamente al mattino. Naturalmente nei centri estivi si tende a portare argomenti magari anche seri, ma con attività ludiche, in modo da avvicinare il bambino a problematiche di convivenza, di accettazione del diverso e quindi però in maniera ludica. Sono previste anche visite culturali, giochi ad acqua e quant'altro. La graduatoria è inserita qua nel regolamento e non sono qui a precisarla. Entrambi i genitori occupati tutti qui, eccetera, eccetera, insomma sono i principi del regolamento. Possiamo quindi procedere alla votazione, voti favorevoli? Vediamo anche per l'immediata eseguibilità. Alle ore 11:25 dichiaro conclusa la propria seduta del Consiglio Comunale.